Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Gente di Sport, una puntata questa sera veramente particolare, si preannuncia una puntata scoppiettante perché torniamo indietro di 11 anni, torniamo all'annata 2008-2009 a un'impresa storica per lo sport piacentino, lo scudetto della pallavolo conquistato dall'allora Copra Nord Meccanica. Lo ricorderemo con alcuni dei protagonisti, a iniziare dal tecnico Angelo Lorenzetti, proseguendo col capitano Risto Zlatanu, poi sono con noi Marco Meoni, Leo Marshall, Novica Bielica e João Paulo Bravo. Grazie a tutti, innanzitutto grazie a voi per aver accettato il nostro invito, grazie soprattutto a chi si è collegato da lontano, perché se facciamo eccezione per Zlatanu, che è ancora di casa a Piacenza, e per Lorenzetti, tutti gli altri arrivano, sono all'estero: Marco Meoni negli Stati Uniti, Marshall e Bravo in Turchia, Novica Bielica in Serbia. Fra l'altro, Novica, partiamo da te. Sappiamo che hai avuto qualche problema per tornare a casa in questo periodo. Buonasera a tutti. Qualche problemino. Diciamo che l'ultimo giorno prima di lockdown totale sono scappato con taxi da Thessaloniki e praticamente mi hanno fermato alla frontiera e mi hanno detto che devo andare in questo campo per la gente che torna, che devo dormire 28 giorni in una tenda con altre 200 persone, e comunque 4 ore di viaggio in un pulmino di carabinieri, arrivato là. Se non c'avevo questo virus, là ho rischiato tanto perché Serbia è un paese un po', diciamo, alternativo, non è che seguiamo tanto le regole, dai. Però, grazie a Dio, dopo un giorno mi hanno lasciato e così sono a casa già 28 giorni e non vedo l'ora di uscire fuori, camminare un po', allenare. Scusa, Ieri, mi è venuto da ridere. No, ho visto Marshall che appena finito l'allenamento ho detto dai, dopo 28 giorni ci sta una camminata almeno. Marshall tra l'altro ancora fa vedere che ha appena finito l'allenamento, difatti ha la tenuta da giocatore che ha appena finito di allenarsi, vero Leo? Sì, No, è un classico. ho fatto un po' l'allenamento perché noi abbiamo un programma che ci hanno lasciato perché tutti sapete, tutti gli campionati sono chiusi, ma in Turchia ancora non si sa. Se questa settimana, fra 2 settimane, chiuderanno il campionato, dicono di no. Quindi sia io che Joao, penso anche lui, ci danno dei programmi di allenamento da fare durante la settimana e dobbiamo farlo perché, sai, purtroppo vivere in questo momento che non sai se tornerai a giocare o no è molto difficile, sia per me che anche penso per lui, perché, sai, vedendo che sia l'Italia che Russia, che i campionati più importanti sono fermi, a noi ci tengono ancora con questa incertezza qua che non sappiamo bene come andrà a finire. Meo, ma secondo te chi è che si sta allenando meno in questo periodo, fra quelli che sono collegati? Ma penso sarà Slati, primo, poi Meo, poi Bieli, poi io e Joao siamo gli ultimi, sai, siamo quelli. Secondo me è Zlatanov, così Slati, Zlati, si è allenato difenditi. tanto, ma non solo fisicamente, anche a livello di Ragazzi, mercato, visto che è molto faccio attivo, due quindi minuti. un allenamento molto forte queste 2 settimane, è vero Slati? Hai ragione, Leo. Ho fatto tanto prima, come tutti voi, ma a un certo punto mi è venuto il rifiuto e mi sono veramente fermato. Quando ho smesso di giocare, ho passato un periodo fino a poco tempo fa, molto poco tempo fa. Praticamente non avevo tanto piacere di andare in palestra, mettiamola così. Adesso un pochino la voglia forse mi è venuta con il lockdown. L'unica nota positiva del lockdown è questa. Angelo, iniziamo a fare un passo indietro. Che effetto ti fa rivedere tutti questi tuoi giocatori insieme? Innanzitutto buonasera a tutti, un abbraccio a Piacenza. Ma emozione, insomma, con altri ci siamo visti e sono sempre state comunque delle belle rimpatriate, anche se breve. Con Bielsa è la prima occasione,
Già ieri, insomma, abbiamo fatto la prova, è stata veramente una bella cosa rivederlo e abbracciarlo anche se da lontano. Chi è che inizia ricordandosi un po', ricordandoci un po' qualche fotografia di quella stagione? Io ho una domanda, ma Angelo, magari hai sbagliato la maglietta? L'Apollo, scusa. Ah, ma quella stagione ha tante fotografie, ha tantissime, dalla preparazione all'inizio della stagione, alle partite, diciamo, ordinarie, agli infortuni, all'emergenza, al ricompattamento e alla realizzazione del sogno. Cioè, è stato un percorso, è stata una stagione che veramente ci si può scrivere un film, è stata una stagione molto particolare, strana, che è culminata con la realizzazione di un grande sogno che probabilmente all'inizio non ci aspettavamo, posso anche dire, sicuramente tutti ci stavamo per vincere, ma all'inizio del campionato non penso fosse così marcata l'idea. Dall'inizio ho dei flash di tutta la stagione che te l'ho riassunto prima, non so, la preparazione mi ricordo, tanto andiamo per aneddoti, no? Certo. In preparazione ti ricordo in sala pesi le scarpe da pesi di Falasca, per esempio, quelle con tacco in legno che facevano girare. No, io ho dei flash allucinanti, poi ho qualche flash. Scusa, e gli urli? Anche gli urli, poi sempre legato alla sala pesi, mi ricordo quando si fece male alla spalla, lo dovevano operare e gli ha detto di tirare sul muscolo, quindi a un certo punto c'era la spalla destra con il muscolo così, e la sinistra sembrava bellissima. Poi, non so, l'infermeria era sempre piena, però la cosa che secondo me ha caratterizzato dal primo all'ultimo giorno quella stagione lì è stato il gruppo e lo spogliatoio. Si era creato uno spirito dall'inizio che era magico. Ma Meo, scusami, ma Zlati era così filosofico anche quando giocava? Infatti, io non volevo dirlo, ma avrei dovuto registrare la videochiamata che abbiamo fatto ieri io e lui, mezz'oretta. Quindi lasciamo stare. Volevo dirlo a Angelo, ma chi è che sta parlando? Senti come si è trasformato in professionista. Mi fa piacere il Plati, veramente. È proprio vero che tutti possono cambiare. poi hai notato la differenza, no? Se avessi chiesto a Angelo ti avrebbe detto della preparazione delle partite, no? La parte tattica, io gli aneddoti, insomma, quei ragazzi in campo, Plati, la sala pesi. È proprio... dall'inizio, sono partito dall'inizio alla fine. No, è chiaro, perché ognuno ha delle priorità mentali, no? Dove si rifugia. Sarà presa era l'ultima cosa che mi sarebbe venuta in mente, Zlati. Sarà, sempre questo è il suo fisico infelice. Ma no, ma perché ho fatto un percorso dall'inizio della stagione, il primo giorno ci siamo trovati in sala pesi, della preparazione. Poi discorsi ne possiamo parlare, perché qualcuno ce l'ha ancora a casa, perché sono quelli che secondo me hanno dato proprio una chiave molto importante alla stagione. Ci arriveremo, dai, a questi. Dicevo, la tua fotografia invece di quella stagione? È difficile, perché quello che mi ricordo è che mi sa che alla metà del primo girone lì di andata mi sono fatto male, sono rimasto fermi, che ne so, 5-6 partite fuori, e mi ricordo che per tornare è stato difficile, non mi ricordo i problemi che ho avuto, se era addominale, non mi ricordo più. Il ginocchio, ti si è girato il ginocchio sul Taraflex, quello Italia. Che non scivolavano le scarpe. Coppa Italia. Può essere. 11 anni fa non riesco. È vero. Quindi Angelo sarà meglio di me. L'aveva presa bene, peraltro, Angelo, mi ricordo. quella con quell'incidente lì in Coppa Italia. Anch'io mi ricordo una sfuriata dopo. Ecco. Sky. Scusa Joao, ti ho interrotto. Sì, quello che mi ricordo di più anche è quando è arrivato Christian Pampel, che ci ha dato una grossa mano.
quello lì mi ricordo, quello lì ci ha aiutato tanto. Troppe emozioni con Pamper, è molto, molto caldo. Però è andata bene alla fine. Molto dopo bene. Dopo di quella lì tutto è girato da paura per noi. Non così facile, però. Ma quello che mi sembra così, che abbiamo... Cioè, da una stagione prima... Quello che ha fatto la differenza per la seconda, quello che io avevo in mente di vedere la squadra, è che Leo aveva tornato. Anche se per me, che avevo in testa Sergio se n'è andato, Leo aveva tornato. E io pensavo dentro di me che quello lì poteva fare la differenza, perché ce l'avevamo già i Flatti, che era il nostro bomber, e aggiunto Leo sarebbe una cosa molto benefica per la nostra squadra. Io ero quello lì che faceva il mezzo campo lì, più piccolino, diciamo, e avevamo le stesse squadre dell'anno prima, che abbiamo perso alla finale di Champions e Scudetto anche. Ecco, Angelo, secondo te, siccome la citata adesso, bravo, quella sconfitta in finale di Champions ha contribuito poi a portare anche la vittoria dello Scudetto? Cioè, nasce un po' anche da lì. Io mi ricordo un Marco Meoni molto triste alla fine della partita, che era venuto, una partita incredibile fra l'altro, quella partita a Lodz con Kazan, che era venuto dove c'erano i giornalisti, dove c'era il presidente Molinaroli, e quasi aveva chiesto scusa al presidente per la sconfitta. Secondo te può essere nata anche da lì, al di là del fatto che poi, vabbè, insomma, i cambiamenti che c'erano stati all'interno del gruppo? Non lo so, perché... Come ho detto più di una volta, questo era un gruppo non particolare, ma insomma competitivo, ma diverso. Ho sempre detto, insomma, anche quello Scudetto lì, il giorno che facevo gara 5, cambiai alla fine il discorso, perché l'avevo preparato sui canoni di una squadra classica. Invece era un gruppo di ragazzi famosi, bravi, ma che secondo me... E per loro quello scudetto più che una medaglia era una coccola, no? Per come... E quindi non so se questo. Io credo che la fotografia di quello scudetto sta un po' a rivederla a 11 anni, è proprio di cosa fanno molti di loro dopo 11 anni. Vale a dire, tanti di loro, a parte i due quarantenni che ancora giocano, e Bielizza, che insomma lui è il giovane del gruppo, tiene duro, però ci sono tanti ragazzi che sono rimasti anche inaspettatamente dentro la pallavolo. Ovviamente qui stasera c'è Slatti, c'è Marco Meoni, che non era così scontato che un giorno avrebbe riabbracciato il volley, soprattutto dall'allenatore. Poi ce ne sono altri, c'è Boninfante che fa l'allenatore, c'è Zingaro che fa l'allenatore, Insalata, Vito Insalata che fa il dirigente. Allora, oltre che il contorno. Perché dico questo? Insomma, la sicurezza è un'opinione, veramente, non è la verità, ma dico che quel gruppo lì, per la storia che ha vissuto, perché è un gruppo che ha lavorato tanto, e per la qualità e per il background che avevano, che aveva quel gruppo lì, ha fatto cose che difficilmente altri giocatori e altri gruppi fanno. E alla fine forse veramente la differenza l'ha fatta l'amore, che magari in quel momento lì non riconoscevano nemmeno così tanto per il mondo, al quale poi dopo continuano a dedicare la vita. E credo che proprio questo sia stata la differenza che ha fatto far sì che quel gruppo lì superasse in quell'annata lì delle difficoltà enormi, non dico quasi senza accorgerci, ma con uno stile del stiamo uniti, stiamo bene insieme, lavoriamo, vediamo alla fine come va. Però anche la gioia finale dello Scudetto è stata una gioia diversa da altre finali, né più bella né più brutta, però non c'è stato nessuno che è andato sul soggiorno dell'arbitro.
Okay. Ogni riferimento è puramente casuale. No, nel senso che era un gruppo. Chi ce la faceva, Angelo? Era un gruppo dove forse anche l'infortunio di Slati lunghissimo, perché stava bene insieme, stop. E quella vittoria lì se la sono portata a casa, ripeto, più per prendersi una coccola piuttosto che per prendere una medaglia. Leo, ma tu poi, voglio dire, vivi anche a Piacenza, adesso non in questo momento, ma comunque hai casa a Piacenza. Ti sei reso conto anche negli anni successivi che questo per Piacenza è stata, che avete veramente regalato un'emozione particolare? Io adesso sto leggendo i commenti che arrivano nella diretta di YouTube. A parte Alessandro Russo che vi saluta, e lui, che è molto preciso, dice: Joao, ti sei lesionato il legamento collaterale del ginocchio. Lui se lo ricorda quello che era successo 11 anni fa. 11 anni fa se lo ricorda ancora. C'è gente che scrive ancora adesso, a distanza di 11 anni, che emozione. Tu ti sei reso conto, cioè voi in generale, poi chiedo a te, Leo, che insieme a Zlati siete quelli poi che siete rimasti a Piacenza più a lungo. Vi siete resi conto di aver regalato davvero una cosa storica per la città? Guarda, ti dico, intanto bisogna anche dire questo. Come ha detto Zlati prima, noi quell'anno lì abbiamo vissuto dei momenti molto, molto difficili, soprattutto in piano infortuni, e penso che se siamo arrivati in quel momento, nel playoff, in quella forma lì, è dovuto anche grazie a quello che ha prima scritto, perché lui, infatti Angelo l'ha portato con lui a Trento, perché è una persona, oltre che professionista, è un gran amico. Io sempre ho ringraziato lui, perché è un fisioterapista che veramente c'è. E per noi, che eravamo una squadra di giocatori che precedentemente avevamo avuto qualche problema fisico, lui ci ha aiutato tantissimo. Quindi io lo ringrazierò sempre per quello, perché se siamo tornati prima dell'infortunio, siamo arrivati nel playoff in quella maniera lì, è dovuto anche a tutto lo staff che ci ha messo in quella condizione lì. Cambiando discorso, ti dico, io sono grato di quello scudetto lì, perché dopo 11 anni, 10 anni, la gente ancora si ricorda, ti fermo per strada, io quando torno a casa ci sono persone che ancora mi ringraziano, e ringraziano anche tutti i giocatori di quella squadra lì. E riguardo quello che ha detto Angelo, penso che quello che ha fatto, soprattutto la differenza nella nostra squadra, nonostante le qualità tecniche e fisiche di ognuno di noi, è l'umiltà. Che penso che la nostra squadra era molto umile. Non c'era mai una persona fuori luogo, non c'era mai uno che andava a ostentare una schiacciata a un muro a un'altra persona. Solamente Dionisa, quando ha fatto il burone lì a risolto, che si è girato e ha puntato il dito così, ma l'ha fatto verso di noi. E lui era uno caldo, quindi... Anche la copertura di testa. Non dimenticare, Quindi penso quello, che grazie alla tua testa, non è una qualità tecnica e fisica, mentale. Quando noi in quel momento lì eravamo dei giocatori che eravamo bravi, perché ovviamente per arrivare a finale scudetto bisogna essere bravi, però eravamo molto umili, sapevamo i nostri limiti, accettavamo i nostri limiti, i nostri errori, e nessuno si montava la testa e continuavamo insieme avanti. Quindi penso che questa sia la forza del nostro gruppo, perché non c'era uno che si credeva meglio dell'altro. E sicuramente sono cose che dopo quell'anno lì, io parlo della mia esperienza personale, no? Come ha detto Angelo, nessuno è andato sopra questo giovane a urlare che avevamo vinto. Cioè, ci siamo goduti quella vittoria noi, perché sapevamo che venivamo di tanti sacrifici, di tanti problemi, voi che eravate prima di me l'anno prima di una sconfitta in Champions, io ho salato da 5-4 finali scudette perse per infortuni, era duro veramente per tutti noi, però sai, quando abbiamo vinto quella ultima battuta di Slati che Joao ha provato a schiacciare, che ci hanno dato il punto, io sapevo che avevamo fatto qualcosa di importante e che avevamo lasciato un segno, una città che viveva di pallavolo, che noi eravamo anche molto più importanti del calcio in quel periodo lì, e si è visto, perché nonostante siano passati 10 anni ancora la gente si ricorda,
e ci ringrazio. Quindi questo penso che sia un merito soprattutto di noi come gruppo e di una città che sempre ci è stato vicino. Ecco, avete citato la copertura voluta ovviamente di testa di Bielizza. Vi devo portare anche i saluti di Durante, che si è raccomandato di salutare voi, di salutare tutti i tifosi. Stasera non poteva essere qui perché deve lavorare, però vi ha detto ovviamente di ricordare a voi che è stata veramente un'annata stupenda. Novizza, tu mi puoi ricordare qualche episodio simpatico, un episodio, insomma, quello magari più curioso che ti è rimasto impresso di quella stagione? No, a me viene in mente una situazione che dopo io, gara 5, Zlatano in battuta, io mi ricordo 14-13 per noi, io mi giro a chiedere un consiglio, cosa fare, Angelo urla là, giro a sinistra perché c'era Tibe là vicino, Tibe già piangeva. Io pensavo, ma piangi, ma magari perdiamo ancora, capito? Lui, non so, si sapeva magari già. Già quella sera là era la seconda volta che ho visto Tibe piangere. Prima piangeva in spogliatoio, dopo piangeva anche su 14-13, dopo ecco, questo mi viene sempre in mente. E volevo solo riferirci a tutta la squadra quell'anno. Secondo me noi parliamo, perché noi siamo, parliamo di un periodo di 3 anni insieme. Secondo me non era una squadra di killer, quelli freddi, come magari in quel periodo c'era Treviso, dopo anche Macerata magari ci ha provato. Secondo me profondo la priorità della squadra, anche Angelo magari ha fatto apposta, non so, lo dirà lui, era di stare bene insieme, di allenarci bene, e dopo questo scudetto è arrivato come un regalo, perché non era un, sai, quelli professionisti che siamo arrivati qua, il nostro obiettivo è di vincere. Magari Guido l'ho provato tanti anni, quelli 3 anni si è formato un gruppo che veramente stava bene insieme, con Meo che faceva, non so, arrivavo in spogliatoio dopo allenamento e avevo paura di guardare dentro le scarpe, dentro lo zaino, non so, si stava bene, dai. Meo, allora raccontaci qualcosa tu, dai, di qualche episodio, qualche scherzo, no, che si può raccontare. Ma dai, non è vero, ma non è assolutamente. Ma secondo te può essere vera sta cosa? È che cosa succede? Siccome io ero quello un po' più estroverso, cosa che io realmente non sono, lo facevo chiaramente, recitavo per la squadra, gli altri si coprivano dietro di me per fare questi stupidi scherzi. Quindi io non c'entro assolutamente nulla, ero il parafulmine per questi ignobili scherzi. C'era Dante anche come regista. Anche Dante. Dante era il regista occulto, quindi lui stava dietro e io non potevo nominarlo. La era il mio e Dante era il braccio. Ma se facciamo quella roba lì, cosa ne dici? E Dante, ma quando eravamo in spogliatoio, cartoni, quando c'erano i compleanni, i pasticcini. No, ecco, vedi qua, adesso dai la colpa a me, io non l'ho mai fatto in vita mia, perché non potrei mai rovinare il cibo. Chi faceva, chi riempiva i bignè di sapore, eri tu, caro, il tuo platano. Riempivate i bignè di sapore? Comunque, un secondo serio, volevo salutare Jack Nobile, un ragazzo dei 150 tifosi che erano a Piacenza quel giorno là, e ci stiamo scrivendo su Facebook in questo periodo, e mi ha chiesto un saluto, quindi ciao Jack. Ecco tutto qua. Tra l'altro sta scrivendo anche su YouTube, dicendo che Zlatano sembra Samu Papi. Io non so se fisicamente o come come se l'hai bagnato Samu Papi, Papi dopingato. è la barba. Poi, allora c'è chi dice: Meo, quanto ci sono mancati i video di Natale, perché effettivamente è vero, voi eravate anche videomaker ai tempi. Quella è stata la ciliegina, nel senso di quello che diceva Bieli e Angelo, del gruppo che si era creato, che dopo veramente è stata una coccola il risultato. Quel video di Natale è stato epico. Leo, lo vuoi dire tu quando l'abbiamo fatto? No, raccontala bene tu, però diciamo siamo stati dei precursori. Se fossimo stati un po' più giovani, oggi saremmo
come si chiamano, dei influencer. E invece abbiamo l'influenza purtroppo in superiore. Quindi adesso scherziamo sul drammatico, non volevo, però è stata una serata epica dove ci siamo trovati a casa di Zlati, che come tutti sanno ha una capanna in provincia di Piacenza, e tra un risotto e un altro c'è venuta questa idea di fare un video di saluto, e diciamo che c'era un rapporto speciale anche con il pubblico, si era creata questa simbiosi dove eravamo molto vicini al pubblico, cosa che raramente succede nelle squadre, e mi capita che possa succedere una cosa del genere. Io però, riprendendo il discorso di prima che avete fatto, nella fotografia vedo tantissimo proprio quella famosa finale, ma al di là di quella finale, personalmente, dopo Angelo mi smentirà con i numeri, però da come mi sentivo io quando giocavo, secondo me quella pallavolo che abbiamo espresso in un periodo del primo anno era la pallavolo più bella da giocare, sicuramente, da vedere non lo so, però era una pallavolo felice, non so come descriverla, no? Cioè, io mi ricordo la cazzata che ho fatto veramente da quando Sergio ha alzato la 7, che gli ho pulito le scarpe, no? Come, cioè, a può fare una cosa del genere uno durante una finale di Champions, non è normale. Però questo, secondo me, è stato il primo passaggio dove Simeonov prima della partita non poteva giocare, Angelo ha rivoluzionato la squadra, abbiamo giocato con tre schiacciatori. Cioè, in quel momento lì abbiamo capito veramente che era una squadra che poteva fare tutto, perché era una squadra che si è messa a disposizione dell'allenatore, perché l'allenatore, che io stimo tantissimo ovviamente, lui lo sa, è riuscito a creare questo ambiente, ma soprattutto ha fatto in modo che non ci fossero non fossimo resti ai cambiamenti, quindi abbiamo provato tutto, sapendo anche che avremmo dovuto fare delle figuracce clamorose, perché io mi ricordo gli allenamenti dove dovevo ricordarmi prima dell'allenamento, dovevo ricordarmi tutte le formazioni per non fare fallo, no, perché è una situazione diversa, no? E nel diverso noi, cioè il diverso ci ha aiutato a uscire fuori da delle situazioni difficili, perché non so se l'ha fatto apposta o meno, sarebbe molto bello, lui dirà sicuramente di no, però la nostra attenzione si è concentrata più su quello che dovevamo fare che sul male che potevamo fare, no? E quindi eravamo sempre con un pensiero indirizzato al non fare cazzate, perché veramente rischiavamo di fare delle figuracce, e questa strada ci ha percorso di lavorare con serenità sempre, partendo dal presupposto che c'è stata la disponibilità sempre di tutti, dal primo all'ultimo, e ognuno sapeva il suo ruolo, come avete citato prima benissimo Pampe, che entrava solo per una battuta, capito? Però quello ha fatto la differenza alla fine, e quindi ecco, io penso che il primo anno sia stato veramente determinante per tutti, come lo scudetto è stato devastante per l'anno dopo. Quindi ricordiamo lo scudetto, ma l'anno dopo è stato un anno drammatico, cioè, quindi ecco, però è meglio che parliamo dello scudetto. Angelo, ti hanno chiamato in causa, in effetti quella formazione lì che ti eri inventato è una formazione particolare, anche gli arbitri ci capivano poco, mi ricordo, almeno all'inizio, no? Ma noi già avevamo fatto qualcosa che dopo adesso qualcuno, cioè, si sono riviste, però era un po' di tempo che nella pallavolo insomma ci si giocava in maniera standard, e avevo dei giocatori, come diceva mio, oltre che bravi, disponibili, e dopo su questa disponibilità non è solo sul ruolo, perché poi dopo vi posso raccontare anche delle cose tecniche, però e quindi utilizzavamo comunque un ruolo con finto opposto Joao, però con la formazione che abbiamo fatto alla fine noi avevamo, era tutta incastrata, la formazione che l'ultima volta ci aveva giocato l'America ai mondiali ad Atene nel 94-96, non mi ricordo. Alzatura centrale, schiacciatore, secondo me ancora qualcuno non si è accorto. Lo dico perché secondo me, insomma, se l'avesse vinto un'altra piazza con qualche altro giocatore, ancora rimarrebbe proprio negli annali della pallavolo, non solo di Piacenza. Però con quella situazione lì noi potevamo avere le caratteristiche migliori, soprattutto dei tre schiacciatori, sempre a servizio della squadra, quindi chi l'attacco da posto 4, chi l'attacco da posto 2, chi la ricezione nel caso di Joao sempre in mezzo al campo assieme al libero, e soprattutto aveva la caratteristica, secondo me molto adatta per Meo,
che era uno dei pochi pareggiatori, penso, in quel campionato lì, forse l'unico che amava dare anche la veloce dietro, e in quel modo lì noi, con quella distribuzione delle rotazioni, noi potevamo giocare molto le veloci dietro, e questo un pochettino ha scompaginato gli avversari, anche perché facevano fatica ad allenarsi, perché se non erano abituati a giocarle non riuscivano nemmeno a giocare, ad allenarsi. Però la cosa più importante, che l'ho sottolineato prima, è stato un gruppo di giocatori forti, che hanno lavorato, che hanno dato fiducia e che sono stati capaci di, ed è un qualcosa, un valore assoluto nello sport, di abbandonare le abitudini. Mio ha cambiato un pochettino modo di palleggiare, Joao di ricevere, Zlatan ha imparato le transizioni, e la battuta con quattro appoggi, col primo appoggio che doveva partire subito, anche la presa del bagger mi è cambiato, insomma, quella è l'unica roba che non ha funzionato, perché non ha cambiato Angelo, a me, eh? Anche Angelo non è un mago, Leo ha lavorato molto sulla battuta, che all'inizio mi ricordo la prima partita che avevamo perso un tie-break dove aveva dato tante battute, gli del pubblico, poi alla fine è stato decisivo in battuta. È stato un gruppo che ha lavorato tanto, ma soprattutto ha cambiato tanto delle sue abitudini. E questo, una concentrazione di mutamenti così in poco tempo, non è facile, ed è frutto, come dicevo prima, del fatto che, e Vieri te l'ha detto benissimo, non era un gruppo estremamente agonistico, ma era un gruppo che amava la quotidianità e riconosceva in quel palabanca, quella quotidianità vissuta nel palabanca, o qualcosa, uno stato di benessere, proprio di benestare, e gli dava valore. Zlati, Angelo ha appena parlato della tua battuta. Quante volte ti sei rivisto, magari anche di notte, in sogno, l'ultimo turno al servizio? Perché, voglio dire, la tua storia è una storia anche un po' particolare, no? Su Piacenza, legata a Piacenza. Sì. Era arrivato da Milano, sembrava che, insomma, tutti voi che eravate arrivati anni prima da Milano foste qui un po' in prestito, no? L'anno successivo tutti dicevano torneranno a Milano. Sei rimasto per tantissimi anni, sei diventato capitano, hai vinto ma hai anche perso tanto. Quindi, insomma, in quel momento che cosa hai vissuto, e poi, appunto, quante volte l'hai rivissuto dopo? Facebook me la ricorda spesso. Il mio percorso a Piacenza è stato molto bello, molto bello. Come hai detto tu all'inizio, quando siamo arrivati da Milano, con la fusione non eravamo neanche contenti. Lo ammetto, uno dei più scontenti insieme a Nicola ero io, che eravamo venuti a Piacenza. Poi anno dopo anno siamo rimasti, ci siamo trovati bene, poi è successo quello che è successo per la società, che siamo rimasti qua per forza, e abbiamo iniziato a macinare qua a Piacenza. Sono passati tanti allenatori, sono passati un po' di stagioni, all'inizio faticavamo perché siamo partiti molto bene, poi un po' peggio, per poi arrivare all'Expo, no? E con l'avvento di Angelo qualcosa era cambiato, perché era cambiato anche a livello societario e anche a livello di gioco. Ci siamo trovati, non so se è stata un'alchimia, se l'hanno fatto apposta, però è successo. E il fatto che sia successo, ci sono tutti i giocatori e non e addetti ai lavori, hanno fatto in modo che questo succedesse. Prima parlavate di Angelo, ha parlato del discorso che è cambiato il discorso prima della finale. Io quel discorso prima della finale me lo ricordo benissimo, perché è stato segno premonitore, perché prima della finale il mio spogliatoio, non so che ragionamenti ha fatto, però ci ha detto che tutti i risultati possibili immaginabili noi con Trento li abbiamo fatti, dal 2-1 a 2-0 l'unico risultato che mancava e di essere sotto di due set per poi andare a vincere. Sono tutti gli altri incastri non stati fatti. Il fatto sta che noi siamo partiti 2-0 per Trento. Io mi ricordo anche alla fine del terzo set, al cambio campo,
quando abbiamo vinto il terzo set sono andato ad Angelo e ho detto cazzo, ma proprio devi dirlo prima, giocavamo, cioè, abbiamo fatto una fatica della Madonna. Ma stai dicendo, quindi, stai dicendo che l'avete fatto apposta? Io non me lo dimenticherò mai, perché giocavamo con una consapevolezza, con una tranquillità, con una scioltezza che è veramente imbarazzante. Quello che dicevo a me, noi ci divertivamo, eravamo concentrati su quello che dovevamo fare e fortunatamente ci venivano anche le cose. Le famose serie di battute, mi ricordo che c'era il palazzetto che veniva giù, che fischiavano, urlavano, facevano di tutto, ma io ultimamente quando me lo sono rivisto, io mi ricordo che guardavo l'arbitro, aspettavo che fischiasse e poi guardavo Angelo. Angelo mi diceva, batti qua, benissimo, aspettavo e sembrava che il tempo non finisse mai, perché un po' fischio, batti qua, cioè noi eravamo nel nostro mood dove qualcuno ci guidava oppure andavamo a memoria, perché tanto in campo non ci sentivamo, bastava un'occhiata con me o fai pa avanti, fai dietro, difese, posizioni, eravamo veramente un meccanismo perfetto che si è coronato con quella vittoria che non dico che ce la siamo meritata, ma sicuramente ce la siamo goduta. Tu prima hai chiesto quando mi sono reso conto di quello che abbiamo fatto. Lì per lì sicuramente c'era della gioia e anche un modo per toglierci un peso, perché venire da tante finali perse dopo era anche pesante la cosa, no? Più che una gioia era un togliersi un peso, aver visto quella partita. Ma più passato il tempo, più mi rendevo conto, più gli altri mi facevano capire quanto era importante, quanto è stato importante, quanto significato per la città quella vittoria lì. E per questo sono veramente molto contento e orgoglioso di aver condiviso con tutti i miei compagni e staff ovviamente quel periodo lì, perché per me è stato indimenticabile. Di scudetti ho vinto uno, ma veramente vissuto e goduto al 100%. Al 100% anche in un tempo non sospetti, cioè dall'inizio alla fine, non dall'inizio di quella stagione lì, all'inizio di quel percorso lì che diceva Bieli, che erano già 2 anni, 3 anni che stavamo insieme, e anche con Angelo. Quindi è stato quel percorso lì che è stato un periodo meraviglioso che pagherei di rifare. Ascolta, qui su YouTube ci stanno ricordando che appena prima della battuta in effetti c'era stata una... un'immagine televisiva in cui si vedeva che stavi parlando alla palla, cosa dicevi? Andava dove doveva andare dopo, no, non lo so. Non lo sa, so. Joao, Joao, ma voi scusa, dimmi. No, Zlatan, ti ricordi, adesso riferito a questo che hai detto, io invece mi ricordo benissimo che alla fine del secondo set, quando abbiamo cambiato campo, eravamo seduti vicini, mentre ci asciugavamo, e ci siamo guardati e mi ha detto, beh, come da programma, no? Eravamo tra il disperato e l'incosciente, e quando siamo usciti dall'albergo nel tragitto che facciamo verso il Pullman, lo ricordo, wow. Sì. Vai. Ditelo anche a noi, no, dai. No. Sono quegli episodi che ti ricordi, che insomma che ci siamo guardati un attimo e abbiamo detto, abbiamo visto, vedi dove siamo, ecco, vediamo di divertirci, insomma. Adesso le parole esatte, però c'ho quei passi fatti verso il pullman dell'hotel a Trento, che cioè, me le ricordo più nel petto che nella testa. Uno dei 10 del hotel a Trento, Sì. Joao, il discorso era tipo, se vinciamo, no? Ti senti meglio, ti senti peggio, che bello sarebbe vincere, no? Dai, andiamo a vincere. A un certo punto, non so come fare il discorso, ho detto, ma vincere o perdere, non è che sono più bravo se vinco, sono meno bravo se perdo, io sono bravo, punto. Sarò più o meno contento, quindi andiamo a divertirci. Era più o meno così. Sì, esatto. È stato bellissimo. Quello me lo ricordo, alla grande. Ti posso garantire, lo stanno anche scrivendo, che per i tifosi è stato meglio anche vincere, ecco, cioè, nel senso che si sono divertiti, ma si sono divertiti di più alla fine. Questo, siccome lo stanno scrivendo, te lo riporto, ecco, mi sembra giusto dirlo. No, guarda, per quanto mi riguarda personalmente, cioè, e lo dico sinceramente, la vittoria di Piacenza, che è stato il mio unico scudetto di una anche troppo lunga carriera, cioè io ero molto più felice per gli altri che per me,
ma devo essere, guarda, no, credimi, è così, cioè io ero felice per i tifosi, ero felice per la società, ero felice per il presidente, ero felice per i miei compagni, per la mia famiglia, no? Perché tutte, cioè, le persone mi conoscevano direttamente, tutti erano preoccupati, ma madonna, una carriera così non è niente, uno scudetto. Ok, però non è che, cioè, quello che ha detto Zlatan adesso, cioè la mia considerazione di me stesso era sempre la stessa che avessi vinto, no? Tant'è che anche con la finale, cioè gli ultimi 3-4 palloni, gli ultimi 3-4 punti, manco l'ho toccata la palla. Quindi se avessimo perso, la mia prestazione della finale fine a se stessa sarebbe stata comunque la stessa. Dopo abbiamo vinto perché ci sono state una serie di azioni che ci hanno portato alla vittoria. Quindi capire, però la differenza tra quelle tre palle e comunque le tre palle è quello che la gente, quello che ha influito sulla gente per la loro felicità e anche di quello che la gente ha pensato di me, perché altrimenti se avessimo perso sarebbe stata un'ennesima finale persa. No, invece vincendo, sei diventato vincendo, quanto in realtà la partita sarebbe stata per me come palleggiatore sempre la stessa, quindi... Joao, ma tu adesso, al di là di tutti i discorsi che hanno fatto i tuoi ex compagni, pensi che quella squadra fosse davvero la squadra più forte di quel campionato? Poi alla fine chi vince è sempre la più forte, però dico a livello tecnico. Secondo me no. Certo, Macerata oppure Trento davanti a noi, però... ce l'avevo delle cose che alla fine hanno fatto la differenza, come tutti voi avete detto. A me mi sa che, magari mi sbaglio, però questa cosa che Angelo ha detto sul risultato a Trento, mi sa che lui ha messo anche sul tabellone, in Piacenza, prima di andare a Trento. Sì, io questo qua me lo ricordo. Ha parlato davanti a tutti noi, io ho pensato questo, appena è finita la partita, io ho detto no, c'è qualcosa che... non era normale quello lì, perché scrivere anche ragazzi, andiamo lì a vincere. Ma tante volte, anche l'anno prima, io mi ricordo, quarti contro Treviso, contro Cuneo, semifinale, sempre perdiamo la prima, ragazzi, noi torniamo qua, non preoccupare, ma, cioè, tutto buono. No, invece me la ricordo io, allora, perché abbiamo fatto, perso, vinto in casa, vinto lì e facciamo la bella in casa dove c'è stato qualcuno che è entrato con la bottiglia di spumanti in spogliatoio prima della partita. Gara 4. Partita che è durata di più il riscaldamento della partita. Allora, che l'unica cosa che abbiamo fatto è stata quella riunione il giorno dopo, prima di partire per Trento, per la finalissima, che Angelo ci ha fatto scrivere i numeri della maglia della persona che secondo noi avrebbe inciso di più sulla vittoria. Vi ricordate? No, com'è che era? Te lo dico io com'era, che ha detto Angelo, parla, racconta la tua. Sì, ha parlato, era che avrebbe inciso di più e che il numero e il compagno che volevano avere assolutamente al proprio fianco. Dovete dire. Poi dopo io vi ho detto che per il modo in cui avevamo gestito il post partita lì a Grotta Azzurro, quel sentimento di tristezza ma condivisa, e il modo in cui parlando in quella riunione, noi lo scudetto l'avremmo vinto, ma non facile, mancava solo quello lì, e quella era la stagione dove dovevamo provare tutto, e dovevamo provare anche quella cosa lì. Ci vuole anche del culo, insomma. Allora, Meoni ha anticipato quella che era la domanda di Renzo Ciardelli, che dire, tutti voi conoscete. Vi devo portare anche i saluti di Giovanni D'Ancona e gli abbracci di Giovanni D'Ancona. Ciardelli dice, ovviamente manda un lungo messaggio ricordando un po' tutta la finale, soprattutto i punti decisivi di quella finale, però dice voglio ricordare invece che eravamo pronti, avevamo preparato una festa indimenticabile per il dopo partita, dopo gara 4, e invece perdemmo 3-0. Allora vi chiedo, fu troppa pressione esterna, troppa tensione interna, ansia da prestazione, o ci fu dell'altro, oltre ovviamente a dar merito a Trento che giocò la partita perfetta? L'ha appena detto Meo, quello che prima della partita aveva già festeggiato. Avevate già festeggiato, ecco. Lì noi facciamo una cosa, innanzitutto dei playoff, cioè durante l'anno l'avevamo preso da Trento, e pensare di vincere tre partite consecutive contro Trento, insomma, noi avevamo vinto gara 2 e gara 3, era molto difficile.
In più, insomma, di là non ci stavano a perdere, quindi la possibilità di... era 50-50, non è che perché giocassimo in casa sarebbe stato più facile. Però noi, il gara 4, il discorso per partita, noi facciamo entrare tutti, facciamo entrare qualcuno dei tifosi, di tutti i dirigenti, facciamo entrare, penso, anche un giornalista, facciamo entrare... uno o due sponsor, e ci preparammo anche su quella cosa lì, perché dicevo, se va bene festeggiamo tutti, ma se va male tutti un passo indietro perché c'è la squadra. E a parte uno sponsor, durante la partita tutta Piacenza fece un passo indietro, e soprattutto Molinaroli, che in quel periodo lì, ma tutto l'anno, esercitò un ruolo di leader, ebbe una leadership molto molto forte, dando sempre fiducia, anche durante il periodo degli infortuni lui è sempre stato lì a crederci, e dopo gara 4, dopo che il main sponsor, insomma, l'ha fatto, era uscito con una frase infelice, lui ha continuato a darci fiducia, e ce l'ha data non giudicandoci, ce l'ha data nel silenzio, e questo qui è stata una prova di leadership, secondo me, importante ed efficace per me, che poi dopo dovevo trasferirla ai ragazzi. Ecco, quando si vince uno scudetto è normale ricordare sempre l'ultima partita e poi gli ultimi punti, ma c'è anche tutto un percorso dietro. Leo, io mi ricordo, ad esempio, vado a memoria, perché dico la verità, mi sono preparato solo un paio di domande e poi per il resto vado abbastanza a memoria in quell'anno. Mi ricordo il tuo tie break nella semifinale in gara 5 contro Macerata, che allora giocava ad Ancona, se non ricordo male, giusto? Che avevi fatto un tie break, se non mi ricordo male, con 7 punti nel tie break, e fra l'altro Angelo ti aveva cambiato ruolo durante la partita, mi ricordo bene Angelo, e mi ricordo bene Leo soprattutto. Fare... Ecco Leo, tu che cosa ci vuoi dire di questa cosa? Sì, lì, se non mi ricordo male, si aveva fatto male Pampa, no Angelo? Quella lì, se tu parli di gara 5, già noi avevamo iniziato, noi da gara 2 di semifinale abbiamo girato la formazione. Sì, senza Pampel, sì, è vero. Sì, sì, no, mi ricordo quella semifinale lì, che l'avevamo giocata ancora, è vero? Sì. È stato un tie break abbastanza rischioso, perché loro erano avanti. Non tanto mi ricordo aver fatto 7 punti nel tie break, non mi ricordo quello che mi ha detto Omerchen dopo la partita, che è venuto da me e siamo diventati amici, no? Prima. Mi ha fatto complimenti, mi ha detto guarda che secondo me, lui è una persona molto schietta, mi ha detto avete una squadra, come giocate adesso in quella situazione lì del 3 schiacciatore, secondo me ci fate il culo, no? E, parlando un po' gergo sportivo. È stato molto bravo perché, sai, per un giocatore, no, accettare una sconfitta così è difficile, no? Dire una squadra che avete, secondo me vincete il campionato. Io l'ho detto, guarda, no, ma c'è, non dire così perché la squadra è lunga, non solo fatto un passo, ma... però è stato bravo perché, sai, mi ha colpito molto quello, non tanto la prestazione di aver giocato bene in Tigres, no, che venga una persona che è un giocatore che sa... fatto fuori in Coppa Italia, si è fatto soffrire tanto perché Omerchen è un giocatore veramente un talento incredibile come posto, è venuto subito da me nonostante era incazzato perché lui era come dire molto, sai, caldo, e mi aveva detto così, mi è rimasto, mi ha dato molta, molta fiducia, mi ha fatto credere ancora di più che stavamo per fare qualcosa di importante. Ah, dici che Bielis era un giocatore caldo, lui come... Aspetta, posso dire una cosa io? Io di quella partita là mi ricordo, abbiamo giocato tipo 2 di pomeriggio, non so, e ho fatto 0 punti. Unica partita, vita mia, che ho fatto 0 punti, giocando tutti i 5-7. E Angelo non ha cambiato. Sempre punti, ragazzi. Ti ho sempre voluto molto bene. No, battevo bene, dai, però 0 punti.
Si vede che andavi bene in qualcos'altro, in altri fondamentali, no? Sì, sì, a fare punti. Zero. Guarda che è inutile che esci dalla telecamera, vediamo che stai fumando una sigaretta e ti stai lasciando un po' andare adesso, no? Sì, sotto stress. Sei sotto stress. Parli di 7 punti di Marshall in tie break, io ne ho fatti 0 in tutta la partita. 0 in 5-7. Dovevo accendere uno, dai. Però tu hai fatto il muro più importante nella finale. Un muro ho fatto solo. No, ho detto hai fatto il muro più importante, non un muro, il muro. Io sinceramente, di quella là, finalissima, io pensavo che era finita. Dopo c'era un contrasto con Riyadh, che palla è andata per 13-11 per loro, mi sta su 8-99, ma magari si chiedeva anche questo video check adesso. E là ho detto, se mette a terra anche questo, ciao, è finita. Però dopo, dai, è andata bene. È andata bene, ogni tanto si gira, si vede. C'è multa. E mi ricordo, scusate, Michele Grassano, che inizio anno, intervista, ha detto, Trento vince la Champions, a Macerata gli diamo la Coppa Italia e noi vinciamo Scudetto. È arrivato il giorno dopo il spogliatoio e tutti questi vecchi hanno detto, oh Ciccio, ma non puoi parlare così. Che cazzo dici? E alla fine è andata così, ha beccato tutte e tre. Ascolta, adesso però mi dite anche un po' come avete festeggiato, perché insomma, qualcosa si sa dei vostri festeggiamenti, ma di festeggiamenti, le cose che non sono emerse, Joao, tu che sei, mi sembra, insomma, quello un pochino più tranquillo, che puoi dire le cose come sono state veramente. Allora, io mi ricordo bene lì. Leo. La prima volta che ho visto Leo bere una birra. Mezza birra, morto. A Daffi Leo aveva già mezza birra in pullman e avevamo finito. Piccola birra che manco puoi chiamare che una birra. Mezza birra è una roba scandalosa, molto. Però è tanta roba per Leo, deve mai festeggiare. Era calda, è normale che mi sono ubriacato, era calda, se era fredda almeno... Cioè, ho preso la birra che era lì in mezzo al corridoio del pullman e... Se era fredda ne facevi 2 piccole. Joao, tu cosa ti ricordi dei festeggiamenti? Sì, mi ricordo bene lì ancora su Trento proprio dopo la partita, sì, che eravamo lì a festeggiare dentro il spogliatoio, che abbiamo messo Guido, Angelo tutti sotto la doccia, quello lì mi ricordo benissimo. E io dopo... le picciate in autostrade. Quando siamo arrivati in Piazza Cavalli è stato molto bello anche. Piazza Cavalli che ormai era mezzanotte, per quello che avete impiegato così tanto tempo per arrivare, perché vi eravate fermati a fare la pipì. Tutti ne abbiamo fatti. Anche le autostrade ci avevano salutato. Sì, è vero. Infatti mi ricordo che sono rimasto veramente lacrimoni che c'era sul cartello in autostrada. Quello è stato fantastico. E mio era diventato ancora papà. Il 5, sì. Eh? Il 5. La partita, il 5, quando abbiamo giocato a Trento, la prima partita, che dall'albergo sono corso direttamente a Piacenza. Uh-huh. La prima, finale Scudetto. La prima. Sì. Mi ha chiamato in camera e fa, manda qualcuno che c'è l'Elisi che partorisce. Che ti mando, Meo? Che abitavi di Bergamo. Eh sì, infatti il tempo che passa lo scandisce mio figlio, che ormai è 1,60 m, dici, un po' di tempo è passato da quello scudetto. Novizza, tu cosa ti ricordi dei festeggiamenti? No, io festeggiamenti mi ricordo Leo in pullman con questa mezza birra calda. Io non mi ricordo perché io mi hanno chiamato a fare questo doping controllo, io c'ero dentro, provavo per un'ora e mi ricordo la canzone in diretta Sky, portaci Guido. sì, che dopo ho fatto conferenza stampa, una gran offerta, eh? Il patron là, questo mi ricordo, dai.
Ma se eravate adesso, potete dirlo, dai, adesso ormai sono passati 11 anni, alla fine ci siete andati al Monella a festeggiare o no? No. Abbiamo scambiato l'anno dopo, quelle bellissime ragazze giravano con i calzoni. È vero. L'anno dopo c'erano le ragazze del Monella che giravano il paio. Ma posso fare le cose salienti? Sì. Te ne racconto uno io. Eravamo in un noto locale a Milano, a Piacenza, il Movide, che era un po' il nostro posto, dove ci trovavamo sempre, dove facevamo la strategia della partita. Sì. Questo Angelo non lo so. Ma eravamo sempre lì. E comunque tra un brindisi e l'altro c'era la macchina di Paolo Maffi, che aveva un Freelander, un SUV su due piani, era un po' altino, e praticamente io e Dante ci siamo lanciati sul tetto di quella macchina lì, l'abbiamo un po' ammaccata, abbiamo sfondato il tetto, poi siamo andati via. Poi il giorno dopo Maffi ha chiesto se avevamo visto che qualcuno aveva adesso dopo anni lo possiamo confessare. Siete stati voi, potete dirlo adesso, potete confessarlo. Grande Basti. Ci sono dei tifosi, non so chi voglia rispondere, che mi chiedono quando avete avuto il sentore che lo scudetto poteva essere vostro. So, quando ho visto Tibe piangere, io lo sapevo. Che era 14-13? Era sul 14-13. Sì, un uomo grande così che sta piangendo. 14-13, è vero? Angelo, ti chiedo una cosa, ma tu adesso, al di là appunto del risultato finale, delle partite finali, in questa squadra quanto ci credevi? Te lo chiedo per un motivo semplice. Abbiamo parlato prima degli infortuni che c'erano stati di Zlatanov e di Bravo, che avevano portato a, insomma, dei problemi inevitabili. Io mi ricordo che a Perugia, quando c'erano i quarti, la prima, dopo gara 1 che avevate giocato a Perugia, di quarti di finale playoff, tu mi avevi detto, avevi messo in campo sia Zlatanov sia Bravo, che erano rientrati, insomma, non da tanto, forse addirittura in quelle partite lì. E io ti avevo detto, scusa, ma la squadra non andava meglio prima? È chiaro che loro erano reduci da un periodo di assenza abbastanza lungo. E tu mi hai detto, sì, però io se non metto in campo loro due, lo scudetto non lo vinco. Forse un altro allenatore avrebbe detto, metto in campo la squadra più forte, perché tanto, in questo momento, no? Perché tanto sono giustificato, arrivo magari in semifinale, esco in semifinale e nessuno mi può dire niente. Tu invece hai rischiato di uscire nei quarti di finale, però eri convinto che con la squadra al completo avreste vinto questo scudetto. Ma sai, dopo ce ne puoi raccontare, però era una squadra che aveva dei buoni indici. Il periodo di approccio alla Coppa Italia è stato un periodo molto importante. Noi ci siamo presentati alla Coppa Italia che c'eravamo per poterla portare a casa, come gioco. Dopo, in quella Coppa Italia lì, Zlatan si è fatto male, Joao si è fatto male, come si chiama? Rack si era fatto male, poi Leo aveva mal di schiena. Nonostante tutto, in semifinale facciamo 3-2 con Macerata. E quindi, insomma, sapevamo che queste due squadre qua avevano qualcosa in più in termini di potenziale, ma che noi non eravamo così lontani. È più forse solo come si chiama, Meo l'aveva capito, che quella squadra lì era quella squadra che ho sempre in testa dall'inizio dell'anno, dal momento che abbiamo visto che Falasca aveva problemi alla spalla. Sapevo che era una formazione un po' difficile, che dicendo, poi abbiamo girato una formazione che per lungo tempo magari era difficile da sostenere perché non avevamo i cambi equilibrati, però io avevo capito che lui aveva capito e questo me ne dava anche più forza quando dopo a gara 2 di semifinale siamo andati nello spogliatoio, ho detto da oggi si gioca così, insomma, perché soprattutto, insomma, il regista secondo me se l'aspettava, ecco, non ce lo siamo mai detti, però è sempre stata quella la sensazione. Meo, ma oggi io sento molti palleggiatori che non appena cambiano qualcosa all'interno di una squadra dicono ma io mi devo adattare, ci vuole un po' di tempo. A te hanno cambiato posti praticamente come le scarpe,
quell'anno lì non mi ricordo che tu avessi mai detto ma c'è qualche problema, siete partiti con Falaschi che poi di fatto non aveva mai giocato, poi avete cambiato formazione, poi è arrivato Pampel, poi avete giocato con Marshall da opposto che però insomma era un opposto, un finto opposto. Tu non ti sei mai lamentato perché sei un palleggiatore di un'altra generazione o perché adesso è diverso? Perché? No, perché non sono abituato a lamentarmi, primo. Cioè, io la cena generalmente sono abituato a farla con quello che ho, no? Sperando di avere del caviare. Cioè, avevo del caviare, avevo del filetto, ma avevo anche delle bracciole di maiale, no? Quando il caviare era finito, dovevi giocare per di mangiarti le bracciole di maiale, che sono comunque ottime, però non sono il caviare, non ha lo stesso prestigio. E adesso che parlava della semifinale mi ricordo Grassano, cioè che poi il discorso di Grassano era un discorso di un giocatore che veniva quasi dalle giovanili, con categorie mi sembra di Serie B, però che aveva una particolarità, che giocava una palla spintissima, che pochissimi giocatori potevano fare. Io, paradossalmente, perché questo dopo la gente non lo sa, ma per un palleggiatore, giocare con un giocatore, palleggiare a Grassano, è più facile che palleggiare a Trattano. Questo la gente fa fatica a capirlo, non solo perché dal punto di vista politico Grassano ha molto meno potere di Zlatano, ma perché Grassano, se la palla non è buona, siccome gliela palleggia Meoni, si adatta. Se Zlatano la palla non è buona, si gira anche verso Meoni e dice: oh Meoni, hai dato una palla da merda. No. Adesso per far capire le dinamiche di gioco che ci sono ad alto livello, perché sembra tutto facile, ah sì, ma tu hai Zlatano, tu hai Marshall, non è così semplice, anzi io ho capito nella mia carriera che alzare i giocatori forti è molto più complicato che alzare i giocatori meno forti, non solo da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista psicologico di approccio alla partita, perché chiaramente la pressione che ti mette uno Zlatano che non mette giù la palla ma che non è direttamente data da Zlati, anche se lui era bravo a metterti in difficoltà dal punto di vista psicologico però chiaramente, e sai, se non mette giù la palla Grassano è normale, se non mette giù la palla Zlatano di chi è colpa? Magari è colpa del palleggiatore che gli ha dato la palla che non è la sua, quindi e il fatto di poter averla avuto la possibilità, brutto da dire, anche grazie ai cambi, ha dato la possibilità di capire che c'era comunque un ricambio, che c'era una tranquillità, che comunque il mio stile di gioco per questa squadra era funzionale, mi ha dato la tranquillità di accettare tutto e di provare tutto. Quindi questo penso che sia. Dopodiché, per quanto riguarda il discorso che ha detto Angelo, lo sapevo. Cioè, io sono una persona molto curiosa di mio, lo sono sempre stato, e quindi qualsiasi cosa nuova per me è bella e mi piace provarla. E così è stato anche a 36 anni con Angelo, metterci a lavorare su una tecnica diversa, dopo che ci riesce a cambiarla o non riesce a cambiarla è un altro discorso, però ci provi, e così è stato quel gioco. Dopodiché, quando vedi che le cose che provi ti vengono, è anche più facile continuare a farle e portarle avanti. Quindi come dice lui, inconsapevolmente non ci siamo mai detti, ma io adoravo questa cosa qua, mi piaceva un sacco ragionare sulla formazione, mi piaceva un sacco vedere che gli altri non capivano, mi dicevano no, è fallo, e dopo andare a dire no, il coglioncello non è fallo, perché siamo giusti, no? Era bellissimo, perché era quasi una presa in giro che facevi anche, no? Tra virgolette. E questo secondo me è stato tantissimo, tanto che dal mio punto di vista, ma una mia sensazione che ho sempre avuto fin dall'inizio, con Falaschi, bravissima persona, anzi vorrei ricordare anche suo fratello che è mancato l'anno scorso, Falaschi dal mio punto di vista da dentro, da subito, era un elemento che in quella squadra non quagliava, cioè c'era qualcosa che non funzionava, cioè era un opposto puro che poteva fare solo l'opposto, peraltro con caratteristiche molto particolari di gioco, quindi non era funzionale il tipo di squadra, era stata costruita indipendentemente che si giocasse come giocava 5-1 o 6-6, non so neanche come chiamarla quella formazione, Angelo, no? Però non so se mi sbaglio, Angelo, però vedevo in Falaschi un elemento estraneo a un gruppo, uno stile di gioco di giocatori che erano stati costruiti per un'idea chiara. Cosa dici? Dopo le scarpe per Sala Pesi le avevamo messo la croce, eh? Subito. No, nella scelta di diciamo, l'anno prima con Joao già avevamo provato qualcosa di diverso, io con il ritorno di Leo
insomma, pensare sempre di mettere Joao da una parte a posto di Slatti o Leo la vedevo difficile, quindi anche nella scelta di Falasca ho fatto la scelta di un giocatore bravo tutto quanto, però non del top, no? Nel senso di avere un'alternativa di cambio, che comunque lui ci avrebbe dato una mano in battuta e poi dopo poverino è stato male, però insomma io avevo mio figlio che devo mettere in campo. Diciamo a tutti che è tuo figlio, perché magari qualcuno non lo sa. Joao. Lui va messo in campo. Allora, già un'ora che stiamo parlando è volata, almeno per me. Vedo che c'è ancora un sacco di gente che ci sta seguendo, quindi se avete ancora 5 minuti vi farei l'ultima domanda prima di lasciarvi. Anzi, una a tutti e poi una in particolare a Angelo. Per il gruppo che eravate, ne hai già parlato tu meno prima, quindi se vuoi partire tu poi facciamo un giro con tutti, avete forse vinto anche poco? Nel senso che l'anno dopo avete vinto la Supercoppa e poi dopo ci sono stati anche altri problemi e poi insomma vi siete purtroppo fermati, ecco. Puoi iniziare tu Meo, poi facciamo un giro con tutti. No, io penso che la gente vinca sempre quello che si merita, quindi abbiamo vinto quello che dovevamo vincere, non c'è un poco da tanto, e la cosa veramente che, come ho detto prima, che a me più dispiace in assoluto è la finale di Champions, perché veramente è un momento di gioco di altissimo livello, e quindi questa mi è rimasta, cioè, ci sono due partite nella mia vita che mi sono rimaste qua e quindi questa è una delle due. E per il resto, ripeto, le squadre vincono e perdono in base a quello che lavorano, a quello che dimostrano, non ti regala niente nessuno, soprattutto nella pallavolo. E quindi sono molto molto contento di quello che abbiamo fatto, sono molto dispiaciuto per l'ultimo anno, perché secondo me invece se ci fosse stato da parte mia personale un approccio, un modo diverso di fare, di comportarmi, di approcciarmi, di allenarmi, non ho idea, perché dopo da lì è scaturato un periodo della mia vita personale un po' particolare, e quindi non so se è iniziato proprio in quel momento lì o cosa, quindi mi dispiace molto per l'ultimo anno che è veramente dalle stelle alle stalle, però purtroppo sono quelle cose che spesso accadono alle squadre che non sono abituate a vincere e noi non eravamo abituati a vincere, quindi abbiamo fatto una grandissima Supercoppa, mi ricordo con Angelo l'abbiamo analizzata, lui, mi ricordo benissimo l'analisi che abbiamo fatto insieme, abbiamo guardato da lì, ho capito molte, cioè, da quella partita lì ho capito molte cose sul palleggio, quindi perché è così, è forse stata la partita che oggi ancora, grazie alle parole che mi ha detto Angelo e sugli allenamenti che sto facendo adesso, utilizzo molto sui tempi del palleggiatore rispetto agli schiacciatori. No, perché a parola di Angelo forse non si ricorderà, però mi diceva che era il momento migliore dove io ho fatto questo tipo di gioco. E aver giocato così bene all'inizio probabilmente è stata esattamente l'opposto di quello che abbiamo fatto nelle altre due stagioni, che ci ha portato, non so, una superficialità o montarci la testa, non ho idea, però sicuramente dopo si è rotto il giochino che in maniera molto veloce, in maniera esponenziale, ci ha portato a un pessimo gioco, pessimo. È anche un pessimo se dopo quando sei giochi male, dopo ti alleni male, dopo stai male insieme, non che ci fossero problemi all'interno della squadra, però non c'era più quel piacere di condividere e di vivere insieme. Zlatti, secondo te, ha vinto poco questo gruppo in base a quello che si meritava? O quello che avrebbe potuto vincere? Ma diciamo che Meo ha detto una cosa sacrosanta verità, che il campo non mente mai, diceva anche Angelo, benissimo, la classifica non mente mai, quindi dove arrivi è meritato di arrivare. Sicuramente magari siamo stati, a me personalmente, penso tutti, mi ha fatto piacere vincere magari una cosetta o due in più, visto le 8-9 finali che abbiamo fatto senza raggiungere mai il massimo risultato, però siamo stati anche un pochino alcune volte sfortunati, arrivando magari non al meglio delle condizioni, però sono contento così e rifarei tutto quello che ho fatto, perché si poteva vincere senz'altro di più, però
vincere poco, vincere tanto, l'importante è che siamo qua tutti insieme a ricordare questi 22 scudetti, ma se ne ricorda due, altri 20 fanno un numero e basta. Io ne ho vinto uno, ma me lo ricordo io, se lo ricordano in tanti, ed è stato apprezzato, goduto e vissuto dall'inizio alla fine di un percorso di 2 o 3 anni. Leo, in quei 3 anni lì potevamo, sono contento così. Le emozioni che mi ha regalato quel percorso lì, beh, cambierei col nulla. Leo? No, sono d'accordo con quello che ha detto Meo Sati, nel senso che la classifica e i risultati non mentono. Magari quello che è successo a noi dopo lo scudetto, sai, come ha detto Meo, magari abbiamo avuto un calo di gioco, un calo di testa che ci ha fatto fare un anno diverso. Quell'anno lì ho avuto un infortunio anche al gomito, molto importante, che mi ha tenuto fuori tutto il playoff, tutto il campionato senza giocare, perché ho avuto un problema che ho dovuto operare al gomito. Però riguardo al fatto di se potevamo vincere di più o no, concordo pienamente. Penso che sì, come squadra, come giocatore, come personalità, sicuramente meritavamo altro risultato positivo, però penso che una vita non ha quello che merita. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile, magari quel peso lì poi ci ha condizionato in altre scelte, in altri modi di giocare, però penso che le poche volte che abbiamo vinto in una maniera molto profonda che ha marcato tutti. Magari altri giocatori vincono 5-6 scudetti, ma per loro è un numero, per noi è stato uno che vale più di 10, perché è stata la fine di una lotta personale, di una lotta individuale molto importante, perché la pallavolo a volte le persone pensano che puoi essere bravo tecnicamente, poi le cose vengono a sé, la testa conta molto, e con Angelo abbiamo imparato molto a giocare la pallavolo di testa, che questo è un aggettivo che magari tanti campioni stanno imparando a fare, alcuni sì, altri no, però la pallavolo è un gioco soprattutto ultimamente di testa, cioè c'è la potenzialità, sai, tra noi bravo, io bravo, Slati, anche Rack, Bielisa, eravamo giocatori pesanti, molto potenti, però ci ha fatto vincere la capacità di interpretare il gioco e di darle un senso a ogni azione, e questo l'avevo imparato con la sette. Novizio, tocca a te. Adesso è difficilissimo perché hanno già risposto in tre. Io mi ricordo un discorso di Angelo prima della finale del Champions, che è un gran rammarico per me. Lui ha detto godete, perché chissà quando o se mai più uno la giocherà, no? Questo è vero, perché io in quel momento pensavo la giocherò minimo 3, 4, 5 volte, e infatti c'aveva ragione. Dopo mi rimane un rammarico per questa partita là, perché secondo me i russi, se andavi 2-0, si vinceva facile. Dopo, se abbiamo vinto abbastanza, secondo me questo anche Angelo mi ha insegnato, ci sono anche avversari, e questo provo a spiegare a allenatori, dopo Angelo, a tutti, perché non è che sempre dipende da te. Tu, se giochi contro Trento, sì, noi c'abbiamo Zlatano, però là c'è un Kaczynski che era un mostro anche, no? Anche lui vuole vincere, dopo non dipende solo da Zlati o da Biel o da me. Dopo anche una piccola cosa, anno dopo scudetto, secondo me dentro c'era tutto era uguale, solo magari un handicap era tanti giocatori fuori dalla nazionale, magari siamo partiti troppo forte anche vincendo quella Supercoppa, e magari dopo pensavamo che tutto contrario, e alla fine è finita male. Dopo, secondo me, Supercoppa e scudetto abbiamo vinto abbastanza per quel periodo là. Direi che è andata benissimo, qui a Piacenza siamo tutti contenti. Ciao! Alla fine cosa dire? Tutti hanno detto già. Ti ho lasciato per ultimo perché sapevo che tu avevi un pensiero differente. Così è.
secondo me, io sono fiero e contento di quello che abbiamo fatto, anche su quel periodo lì era, è stato difficile a vincere, non è perché abbiamo vinto che è stato così facile, perché tutte le altre squadre erano fortissime, come avevamo detto prima, Trento, Treviso, Macerata, quindi io sono fiero di quello che abbiamo fatto, secondo me tutto il percorso, come loro hanno detto, ci ha fatto crescere insieme. Mi ricordo bene anche Mel su quella situazione lì di gioco che diceva io provo a fare quello che c'è, io gioco con quello che c'è, e una volta aveva Bonifante al centro. Quindi... Sì, gli dava la palla. Gli dava la palla, sì, mi ricordo. O io e Vittorio a Perugia anche. Una a Perugia. Anche perché... Joao. Ciao, se Bielizza ha fatto 0 punti in 5 set, cavolo, anche Dante. Secondo me quello lì, dai, delle cose che mangiava, che ne so, Gran Vorcà, che beveva sì, il ragazzi, tutte quelle cose lì abbiamo vissuto bene e alla fine è andata così. Ma guarda, tante volte, adesso noi siamo romantici un po', tante volte Angelo faceva un gran casino anche con me. Io mi ricordo, non so se era secondo anno, io dopo battuta, battevo e andavo in 5 a difendere, però dopo la battuta rimanevo una rotazione a fare opposto, però sai, automatismo, dopo battuta loro fanno cambio palla, io sono in 5, faccio un passo fuori e libero deve uscire, ma là, ma quante ne sentivo, ma sì, è automatismo, ma Angelo, dai, subito dopo cambio palla io vado fuori, non è facile cambiare, no? Ma ci siamo qua a parlare delle storie, sono tante, Io mi ricordo una volta che ero... Dopo queste cose che dice Bielizza assume ancora più valore lo scudetto, cavolo. Sì, è vero. Mi ricordo benissimo una volta che eravamo in spogliatoio e c'era il Bovo, Bovo vicino a me, e Angelo ha cominciato a parlare, parlava. Dopo che ha finito di parlare prima della partita, Bovo si è girato da me e ha detto: bravo, ma questo qua mi fa piangere, come riesco a giocare per adesso? Per me mi rimane in testa sempre. Io, come diceva, io voglio essere qua, non di là, Sergio lo prendeva, ti ricordi? E perché adesso tanto siamo in confidenza, sì. È stato Sergio che ha scorreggiato quella volta. È stato quell'attimo di silenzio. Mamma mia. E dopo Sergio che gli diceva: Angelo, non ti voglio vedere manco su Skype al giorno libero. Che sei online. Grande. Allora, qui intanto adesso è ora di iniziare un po' a tirare le somme. Il fatto che voi qui abbiate lasciato un ricordo indelebile è dimostrato dal fatto che sono passati 11 anni e c'è ancora della gente, ma non poca gente, che sta scrivendo sul mio cellulare, sta scrivendo adesso Beppe Pozzoli, ad esempio, poco tempo fa. C'è tanta gente che sta dicendo ancora oggi, a distanza di 11 anni, di ringraziarvi perché avete fatto vivere delle emozioni indimenticabili. Qualcuno chiede addirittura di fare una partita Marcord, io penso che sia abbastanza difficile riunirvi tutti, visto che siete in giro per il mondo. Però sarebbe bello magari poterci ritrovare ancora via Skype fra un po' di tempo, quando sarà possibile. Intanto vi ringrazio e lascerei la chiusura a Angelo Lorenzetti. Angelo, tu eri l'allenatore di quella squadra, io non ti faccio neanche la domanda finale perché... Ci fa piangere adesso. Non farci piangere, però insomma ti vogliamo ascoltare, ecco. Ricordaci un po'. Anche perché Piacenza in questo periodo qui ha pianto parecchio, quindi esatto, abbiamo bisogno di ridere. Ma io credo che se Piacenza ringrazia questo gruppo e l'allenatore che ha avuto fortuna di guidare questi ragazzi qua, la stessa cosa devono fare l'allenatore e i ragazzi, perché le cose si fanno insieme. Credo che lo dissi anche subito dopo. Quello scudetto rimarrà impresso non solo per il 3-2 via dicendo, ma soprattutto anche per lo stile semplice in cui si vissero quei giorni, si visse quell'anno, e la semplicità è dovuta
al popolo, che a volte è vista come una carenza, ma invece un valore, è una virtù. La semplicità è del popolo piacentino, che ci ha dato sempre tanto affetto. Il primo anno partimmo male, ma ci sostenne, e quindi insomma è un grazie reciproco, che in questo momento speciale, particolare per Piacenza, si unisce ad un abbraccio a tutta la popolazione, nella speranza insomma che la prossima volta che ognuno di noi potrà tornare al Palabanca sia un ritorno felice. Grazie mille. Quindi Eli, bravo Angelo, vado a dormire pieno di fiducia e dai, ottimismo. Allora, io vi ringrazio tutti, è inutile che vi dica che quando venite a Piacenza siete tutti benvenuti, questo lo sapete, quindi spero di vedervi di persona, spero che i tifosi piacentini possano vedervi di persona il prima possibile. Allora ci diamo appuntamento a una prossima giornata, fra qualche tempo, fra qualche mese, fra qualche anno, insomma quando sarà, magari riusciremo a rivedersi tutti insieme per parlare ancora di quel fantastico scudetto, perché sicuramente la gente non se lo sarà dimenticato. Grazie a tutti. Ciao a tutti, ciao ragazzi, vi voglio bene ancora.